Al grido Polo Scolastico e Scuole Sicure, quasi 800 persone tra genitori ed alunni hanno protestato sotto il municipio di Teramo nel giorno della ripresa delle lezioni scolastiche. La principale accusa rivolta dalle famiglie al sindaco Brucchi è stata quella relativa ai fondi per 10 milioni di euro che non sarebbero stati mai spesi in questi anni per mettere veramente in sicurezza le scuole comunali. I lavori che sono stati fatti sono lavori che sono stati richiesti dai tecnici della Dicomac. È chiaro che ove i tecnici della Dicomac, in una verifica cosiddetta speditiva, che non è solo guardare la scuola come qualcuno dice, la verifica speditiva da un punto di vista tecnico ha altri presupposti, ma al netto di questo hanno richiesto dei lavori, i lavori sono stati fatti così come richiesti nei tempi necessari e le scuole hanno avuto il permesso di riaprire. Perché abbiamo fatto questo? Quindi i lavori sono stati fatti nei tempi necessari e li abbiamo fatti tutti per quanto riguarda le scuole comunali. Quelle scuole che invece sono state dichiarate inagibili dalla Dicomac, 4 scuole le abbiamo chiuse. Al sit-in di protesta in piazza Orsini a Teramo nel giorno della riapertura delle scuole, presenti anche tanti genitori e studenti degli istituti superiori e del convitto delfico, che è stato dichiarato parzialmente inagibile. Il sindaco sicuramente è in buona fede, in buonissima fede. Lui ha parlato giustamente di essere responsabile per quelle che sono le strutture comunali. Io rappresento mia figlia come altri genitori per quello che riguarda il convitto, il delfico, e faccio una domanda: come è possibile dare un'agibilità a una scuola che è il delfico e avere la parte convittuale non agibile? Io voglio una spiegazione. Alunni e famiglie ancora poco convinti a Teramo sulla sicurezza degli edifici scolastici, nonostante l'iniziativa della provincia che il giorno prima della riapertura delle scuole ha invitato genitori e studenti a visitare e visionare insieme ai propri tecnici gli istituti superiori.